Stefano Zarattini, una Luparense super, tante recriminazioni per questo pareggio ottenuto dopo tante polemiche. Penso che tutta la gente che è qua al palazzetto ha visto tutto, quindi forse non serve che io dica niente, perché ci sono le riprese televisive e ci sono tutti quelli che sono venuti a vedere la partita. Ci rimane la soddisfazione di aver dato spettacolo, di aver fatto divertire tutto questo numeroso pubblico. Non avrei voglia di parlare di quello che è successo, ma pareggiare una partita con tre rigori contro e uno espulso che non c'era, non c'è neanche niente da commentare. C'è solo, credo, di importante da fare una pausa molto importante di riflessione, anch'io come società, ma tutti quanti, perché investiamo molti soldi, investiamo molte risorse, investiamo molto tempo, passione, e dedichiamo molto tempo a questo sport che poi alla fine ha anche i suoi limiti. E veniamo qua la domenica e abbiamo certe direzioni arbitrali come oggi che penso che possono rovinare anche la voglia di andare avanti. Io credo che sarebbe giusto un esame di coscienza di chi è sopra questo sport, di chi designa, perché potrebbe anche far perdere la voglia a chi investe in questo sport che è bellissimo, che però purtroppo alla fine fanno via la voglia di rimanere qua e di investire. Se c'era stata, se si doveva, ci doveva essere una reazione dopo Rieti, c'è assolutamente stata una Luparense che, come ricordava prima il presidente, ha dato spettacolo. Diciamo anche che oggi eravamo in emergenza totale e giocavamo contro una squadra che doveva essere una schiaccia sassi, dalle previsioni doveva venire qua a fare bottino pieno, e invece penso che col cuore, la determinazione, la grinta, l'umiltà, la voglia che distingue, no, il DNA di questa squadra, di questa società, siamo riusciti a dare in vantaggio quattro volte e siamo stati raggiunti, come ripeto, a tre rigori. I ragazzi credo oggi hanno commosso me, hanno commosso la società, hanno commosso il pubblico, perché hanno dato tutto, e devo solo dirgli grazie perché sono stati bravissimi.